Così? Vi chiedo già scusa perché gesticolo molto mentre parlo, quindi potrei andare su e giù col microfono, spero di non fare danni. Allora, innanzitutto, buongiorno, grazie infinite per l'invito, sono veramente felice di essere qui. E come mi avete presentato prima, ripeto un attimo chi sono e quello che faccio. Io mi chiamo Giulia De Pentor e ho un progetto che si chiama Camposanto, che è un podcast, potete vedere qui sopra la schermata del mio sito, ed è un podcast che cos'è? È un racconto sonoro a puntate in cui io nello specifico racconto i cimiteri che ho visitato in Italia e nel mondo, sia appunto dietro casa mia, come si può sentire forse dall'accento, sono veneta, come a Treviso, Venezia, ma anche in mezzo all'Oceano Pacifico, negli Stati Uniti, insomma, diciamo che bazzico i cimiteri, quindi ne ho visti parecchi. E quando ho iniziato questo progetto era l'aprile del 2020 e devo dire che non avevo bene in mente quali erano i miei obiettivi, perché io ho sempre avuto questa grande passione per i cimiteri, ho sempre cercato di coinvolgere mio marito, parenti, amici, però è una passione che io ho sempre considerato come qualcosa di personale e devo anche dire che a volte avevo anche la tendenza a tenerla un po' nascosta, perché quando dicevo mi piacciono i cimiteri c'era sempre un po' la reazione, a volte, non sempre, ma c'era sempre un po' la reazione, non so, del sopracciglio che si alzava e un po' lo sguardo stranito. Io con il mio podcast sicuramente volevo divulgare questo mio amore per i luoghi meravigliosi che sono i Campi Santi, però allo stesso tempo non mi volevo illudere troppo, perché certo, non pensavo di essere l'unica amante dei cimiteri in Italia, però neanche pensavo di trovarne più di qualche decina. E invece, per fortuna, mi sbagliavo, perché quando ho iniziato a pubblicare le mie esplorazioni dei cimiteri, quando appunto le persone hanno iniziato a ascoltarmi, ho avuto un riscontro sorprendente, perché mi hanno scritto necrofori, tanatoestete, psicologi, giornaliste. Mi hanno scritto altri podcaster come me, oppure semplici persone che amavano appunto passeggiare nei cimiteri e mi hanno scritto appunto sia per farmi complimenti su questo progetto, cosa che naturalmente mi rende molto felice e orgogliosa, ma anche perché con questo lavoro io avevo un po' sdoganato questo tema che era, diciamo così, un po' delicato, un po' da dire sottovoce. E quindi, grazie a questo Camposanto, ho avuto la conferma che passeggiare per i cimiteri, come faccio io, cioè andando in cerca di storie dimenticate, di foto sbiadite e di aneddoti particolari, non è una cosa che piace fare solo a me, per fortuna, forse ero anche stata poco modesta a pensarlo, ma è una cosa che piace moltissimo in Italia, ma anche in tutto il mondo, perché ci sono davvero tante persone che considerano i cimiteri come luoghi magici. E io uso questa parola, uso, dico magici, al di là della connotazione religiosa che inevitabilmente i cimiteri hanno, e al di là del fatto che idealmente rappresentano il punto di contatto tra terreno e ultraterreno. Io parlo di magia perché i cimiteri sono gli unici luoghi al mondo che ci regalano la possibilità di ricostruire le storie e le esistenze di persone normali, persone come noi, di 20, 30, 50, 60, 100, 200 anni fa. E quindi io dico sempre, andare in un cimitero antico, ma anche non antico, non è proprio esattamente come entrare in un libro di storia, perché nei libri di storia ci sono le gesta, ci sono le vite, no? Dei defunti famosi, quelle che già conosciamo perché le abbiamo studiate a scuola e quelle che, bene o male, tutto sommato non sono poi così difficili da ricostruire. Invece nei cimiteri noi troviamo la storia della ragazza che si è uccisa per amore, troviamo la storia del soldato semplice che è morto in guerra, il cui corpo magari non è mai stato ritrovato. Poi, se ci soffermiamo a leggere le lapidi, al di là del fatto che poi nelle lapidi erano tutti probi, onesti, generosi, gran lavoratori, scopriamo storie di intere famiglie, scopriamo che magari ci sono state delle epidemie influenzali che le hanno decimate queste famiglie. Poi, se andiamo a leggere ancora con più attenzione, scopriamo che mestieri facevano queste persone. Se osserviamo le foto, possiamo capire dai vestiti o dall'aspetto se erano ricchi o se erano povere. Insomma, ci sono veramente tantissime informazioni. E anche guardando i loro visi, guardando le foto, ovviamente usando un po' di fantasia,
dei cimiteri, l'esplorazione dei cimiteri, secondo me non finisce qui, perché c'è anche la parte in cui noi andiamo a leggere i simboli che sono scolpiti sulle tombe, cioè quei fiori, quelle piante che spesso i simboli, appunto, anche un po' difficili da decifrare, non sono messi lì a caso, perché spesso ci regalano anche informazioni proprio sulla persona, se era giovane o se era anziana al momento della sua morte, se aveva figli, e addirittura molto spesso ci danno anche informazioni su, sul tipo di morte a cui quella persona è andata incontro. Quindi ecco, capite perché quando dico che passeggiare in un cimitero è una sorta di magia, ecco, intendo proprio questo. Perché appunto grazie a queste storie comuni che riusciamo a raccogliere, noi abbiamo il quadro perfetto di una comunità, di un popolo, in un determinato periodo storico, e questo non sempre si trova nei libri di storia. Appunto, i cimiteri, secondo me, come dicevo prima, sono luoghi magici perché sono tutti da scoprire, traboccano di segreti e di storie da raccontare. Qualcuno ha detto che i cimiteri sono luoghi che sono stati fatti per i vivi e non per i morti. Io concordo, sono d'accordo con questa definizione, ma aggiungo che secondo me i cimiteri sono luoghi che ci permettono di capire i vivi attraverso le storie e i ricordi dei morti. E io trovo che tutto questo sia assolutamente meraviglioso e magico. Ed è per questo che quando l'anno scorso Maura mi ha scritto un messaggio per chiedermi di partecipare a questo evento edizione 2020, io ho detto di sì subito senza esitare, poi ovviamente tutti sappiamo cosa è successo, ci sono state le restrizioni, io mi trovavo in un'altra regione e sono rimasta bloccata. Mi è dispiaciuto tantissimo, ma poi appena le restrizioni sono state rimosse, sono corsa qui l'estate scorsa in una giornata torrida solo per visitare il vostro cimitero napoleonico, e ho avuto la fortuna di partecipare a una visita guidata privata che Brunetta ha fatto solo per me, quindi grazie ancora perché è stata un'esperienza bellissima, oltre ad aver ricevuto un'accoglienza veramente calorosa. Quindi oggi sono qui a parlarvi di cimiteri, del mio progetto, sono onorata di aver ricevuto questo invito. E anche perché a distanza da un anno e mezzo dal lancio del mio progetto ho capito qual era un po' il mio obiettivo, che era quello di far sì che questo valore dei cimiteri, non parlo solo del valore storico-artistico, ma soprattutto del valore umano-antropologico, venisse apprezzato, valorizzato e diffuso. E qui a Cavriago ho trovato, devo dire, l'esempio perfetto di questo mio obiettivo, perché ho trovato tantissime persone come me, e devo dire che siete fortunati in questa città, perché avere delle persone che amano così tanto il cimitero napoleonico, così tanto da prendersene cura, da organizzare eventi, spettacoli, appunto per farlo conoscere, è una cosa che vi assicuro che non succede in tutta l'Italia, anzi molti cimiteri purtroppo vengono letteralmente distrutti, le salme vengono traslate, viene tirato via tutto, magari per far posto a condomini e parcheggi. Quindi per me questo è drammatico, ovviamente, e anche un pezzo di storia che se ne va. Quindi, per concludere, vi devo dire di nuovo grazie per avermi invitato, vi ringrazio per avermi concesso di visitare e raccontare il vostro cimitero, che apparirà molto presto in una puntata del mio podcast, e poi grazie per il lavoro che state facendo, perché si combacia perfettamente con quello che sto facendo io. E lo dico non solo a nome mio, ma a nome di tutta la comunità italiana degli amanti dei cimiteri, o come ci piace chiamarci, camposante, e mi auguro che presto verranno numerosi, ma non troppi, a visitare questo gioiello prezioso e inestimabile che è il vostro cimitero napoleonico.